He's got their number, and he knows it. And now a moment to present the New Balance Player of the Game, Miracle Man. And what an amazing ball game we've seen from him. It's been a one-man show worth the price of admission. Oh, man. Pass to Giannis. Shoots the three. So it's Milwaukee picking up the win. You have to think at this point, up 3-0. It's only a matter of time now, Greg, until this series is in the books. You know, this victory all but seals the deal. And as strong as they look throughout this game and this series, I'll be shocked if they don't close it out in game four. Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video NBA 2K21 Old Gen PS4 Gara 4. Ultima gara per fare un cappotto devastante in tutti i playoff. Nella prossima carriera sarà su PS5. Faremo qualcosa di diverso, di più figo a mio parere, ma dove bisogna avere molta pazienza. Quindi qui abbiamo vinto, non abbiamo più questa sensazione di dover vincere per forza, ci dobbiamo solo divertire su PS5 e soprattutto vedere un po' com'è questa next gen. Fatemi sapere nei commenti se state aspettando, non avete raggiunto i 2000 like in tempo e quindi niente capelli biondi e non ho messo appunto la gara il giorno dopo. No, invece l'ho messa lo stesso. Vabbè, fa niente, però ragazzi, devo essere anche coerente, quindi non avete raggiunto i 2000 like eccetera eccetera eccetera. Poi volevo dirvi ragazzi che il look del nostro Miracle Man in questa gara 4, che potrebbe essere l'ultima di questa stagione, di questa carriera, ragazzi, questa gara 4 lui avrà il mood, chiamiamolo così, del suo mentore, di colui che lo ha portato a fare questa carriera NBA, e sapete già di chi sto parlando. Spero assolutamente che nella next gen non ci sia NBA 2K TV, perché porca miseria che Duvalz. Playoff time, 4-0 probabile, non lo so, ma col nuovo look Miracle Man vuole somigliare sempre di più al suo mentore, colui che lo ha portato ad impegnarsi nella NBA, Derrick Rose, e oggi saremo il primo Derrick in NBA. Semplice, sincero, eccolo qua. Ed eccolo qui, signori. Mettiti in mostra sta cippa, perché tanto non funziona mai. Andiamo subito a questa gara 4, dove spacchiamo. Potrebbe essere l'ultima partita di questa stagione e bam, iniziamola così. Miracle Man Brunson, che già deve forzare. Miracle Man subito in faccia. Briannino prende il rimbalzo. Abbiamo grosse possibilità di fare. Miracle disintegra Brunson. Ma Porzi da solo me lo lasciano così. Cavoli raga, ma stava meglio quasi così Miracle Man. Attenzione. Cosa? Mamma mia, Miracle qua pesca Briannino. È il primo fallo di Doncic, che ci porterebbe sull'8-7. No. Vabbè, ma raga, ma l'ha lasciato completa. Ma poi da quando in qua è ritornato Kid Gilchrist nella squadra, cioè. E beh, cosa fai, non gliela passi? Bella questa. Ma porco, cos'è successo? Io le voglio sapere queste cose. Voglio delle spiegazioni. Vai Giannino. Bella lì. Bella lì. In questo momento abbiamo un quintetto un po' così. E si vede. E si vede. Entra Wesley Matthews, che prova a dare un po' di forza alla squadra, insieme a Plezzo, ma Dallas sta andando e finalmente mi fanno rientrare sul 36-32.
peccato. Loro fanno ovviamente canestro con una semplicità incredibile, ma stessa cosa possiamo fare tranquillamente noi, quindi andiamo a metterlo dove sappiamo. Eccolo qua. Boom! È proprio Derrick, raga. È proprio Derrick. Così, così è il personaggio. E quello che ha fatto adesso è Derrick. Uguale. Peccato per quelle ginocchia, mannaggia. Rimbalzino di Miracle Man, che poi vede Div scattare, ma non con forza e destrezza. Va per Ilyasova, fa un paio di finte, va dentro. È sempre lui, eh. Bella, zio, sono partito, vai. Boom! Self alley-oop. Altro rimbalzo di Miracle Man, che è devastante oggi in tutte le stanze e anche negli assist, ovviamente. Boom! 48 pari, finalmente raggiungiamo Milwaukee, e nel pubblico dicono: Miracle è un alieno, non può giocare così. Come state giocando, Freddy? Dai, vai! Eccolo qua! Da! Ragazzi, 50-48 abbiamo fatto il sorpassopoli grazie alla coppia Miracle Man, Giannis. Rimbalzino di Miracle Man, che poi prova ad entrare. Il passaggio no look per Bledsoe, che però secondo me poteva fare tutt'altro. Non percepisco. Porzi da tre, non sbaglia mai. È fortissimo, eh. 66-62, deve ancora finire la prima parte di gara, il primo tempo. Stiamo su Luca, non facciamolo respirare. Infatti non gli arriva la palla. Loro stanno trovando alcune difficoltà quando è così. Ma adesso Brook Lopez viene distrutto da Brunson sotto canestro. Sotto canestro, Brook Lopez. Lo devo ripetere? Ah, perché se lo devo ripetere... Oh! Porca miseria, Chris. Questa era bella. Attenzione! Che gioco! Che giro! Che slappe! Così. Attenzione, guardate Miracle che alza la mano, come per dire: se vuoi tirare, devi tirare con la mano che ti dà fastidio, bellino. Se vuoi proprio tirare. Ora è Luca. Proviamo a staccarci un pochino da Branson per dare una mano alla difesa. Luca sbaglia, prende rimbalzo Chris. Proviamo a ripartire adesso. C'è sicuramente voglia. La palla è per Giannino. Giannino ancora per Miracle Man. Che sfida, Porzi. Primo fallo di Porzi e siamo al terzo quarto. Incredibile, bravissimo Porzi. Miracle Man piazza il primo. 75-69. Proviamo ad andarcene via già nel terzo quarto. Bam, dai. Stoppata di Miracle Man su Doncic, incredibile. Proviamo a ripartire con leggiadria ed eleganza. La palla è per Chris Mead, l'uomo playoff. L'uomo playoff. Ma le statistiche di Miracle Man in questa partita, dove si è rasato i capelli, dove ha voluto emulare anche fisicamente il primo Derrick Rose, quello che spaccava i canestri a furia di schiacciate. Attenzione, il Derrick Rose dei Bulls, diciamo, non il primo Derrick Rose, il Derrick Rose dei Bulls. Adesso è Donte Div, bello l'assist. Donte però ha difficoltà, ma chi se ne frega, perché comunque può piazzare due liberi e siamo... Non è giornata con i liberi comunque. Possiamo arrivare comunque a 10 punti di stacco, vediamo. Va, dai. Donte Div, Miracle Man, prova. Oh, non me ne lasciano uno, porca miseria. Optami. Ah! 42-11. Miracle Man ruba palla a Doncic. Ehi, ragazzi, è un devasto. È un Vabbè. Bella, zi. Deve fare il blocco di Giannino. Miracle Man da solo, splash. La piazza. From downtown. Ragazzi, condividete di brutto, perché poi inizieremo la next gen. Fatelo sapere a tutti gli amici, a tutti quanti, che Miracle Man inizierà la next gen con la nuova carriera. Ci saranno tante sorprese e quindi decisioni strane. Squadre probabilmente deboli inizialmente, quindi ci sarà da ridere, ragazzi.
vada a divertirsi, soprattutto qua, Briannino. Sì, Briannino. Attenzione, altra rubata di Miracle Man, che poi va a distruggere il canestro in una maniera egregia, in una maniera ottusa. Vado io. Ah, rimbalzino di Miracle Man. Poi ripartiamo con una grinta incredibile. C'è Gianni in mezzo, ci provo. C'è Porzi. Porca miseria, bravo Porzi. Ma che braccia ha? Palla per l'uomo playoff. Che non so. È l'uomo playoff. È l'uomo playoff. È lui. Ma non ne sbaglia più una, ma che cos'ha? Vabbè, ma allora cosa cacchio sta succedendo? Tripla doppia, ma che basta. Ma che, oh, bam, 119-110. Attenzione, 47 punti, 19 assist, 13 rimbalzi. Incredibile la partita di Miracle Man, incredibile. Rubatina di Miracle Man adesso, e schiacciata devastante che spacca il canestro. Ma che cos'ha in questa partita? Voleva chiudere la stagione Miracle. Si è vestito da Derrick Rose, mettiamola giù così, e ha spaccato. Da! 51 punti alle finals. Comunque ragazzi, mancano 4 minuti, però Dallas veramente ottima, veramente ottima. Non ha sempre retto, ha sempre tenuto tantissimo. Poche volte siamo riusciti a scappare via, o siamo sempre riusciti a scappare via all'ultimo. Quindi credo che sia una delle squadre più forti del gioco a questo punto. Credo che sia una delle squadre più forti del gioco quest'anno. È veramente devastante. Miracle Man che ha sfiorato in questa partita, ragazzi, la quadrupla doppia, ve lo posso assicurare. Dopo vi faccio vedere le statistiche, però veramente per poco non c'era la quadrupla doppia. Altro rimbalzo di Miracle Man, ma che cos'ha? Palla per l'uomo playoff che la butta dentro per Briannino. E dai, e dai, dai che l'anello è lì. Ora ci iniziamo a credere, ora ci iniziamo a credere. Attenzione ragazzi, perché questi sono possessi importantissimi per la partita. Brunson batte Giannis, 133-129. Ora dobbiamo lavorare. Miracle Man alla palla. Oh, Brook! Scappa via, Brook! Scappa via! Ma non l'hanno cagato! Buono! Dobbiamo difendere bene, sono gli ultimi minuti. Miracle Man se ne va via perché rischia il sesto fallo. Si piazza qua Miracle, tutti non lo cagano. Lui dice allora tiro, bello. E la sbaglia e rischia di riaprire una partita per questo errore. Incredibile. La palla per Kidd, che non sbaglia da tre. Come al solito, la parte finale della partita deve essere complicata. Finalmente però, finalmente. Attenzione, Brook. Brook vai dentro. Bravo. Allora, in realtà ce l'abbiamo, è 53 punti, 23 assist, 14 rimbalzi in una partita delle finals. Però siamo a 5 falli, non posso più fare niente. Attenzione, eccola lì. Mi hanno bloccato in tutti, ma che culo! Che... scusate, scusate per la parola, ma ci sta tantissimo. Chiudono così! Questo è il riassunto della stagione. Non abbiamo paura e facciamo spettacolo in qualsiasi momento della partita. Oh, sono caduto! Mentre Miracle aveva il culo per aria, ragazzi, incredibile. Incredibile partita in questo momento. La facciamo girare per Mid. Ci smarchiamo dall'altra parte. La palla è per Div che la sbaglia, giustamente. Dai, 30 secondi, dobbiamo reggere, reggere male. No, il sesto fallo di Miracle col 139-134. Ho perso tutto. Oh, non mi fa fare la contestazione. Rischiamo tutto, ragazzi. Rischiamo tutto, ragazzi. No, non la simulo, bello, la guardo tutta. Ma secondo te io vado a simulare così voi bustate? Col cacchio, bello. Col cacchio. Vediamo un po'. Brunson, e va. Però ora i secondi passeranno. E passeranno bene, signori. E passeranno bene. Bledsoe liberi, puzza d'anello questa situazione.
bisogna portarla a casa. Ancora 24 secondi, un intero possesso è tantissimo in queste fasi. Potremmo arrivare a 150 punti in 24 secondi, a furia di fare liberi. Time out Mavericks, non ne hanno più però. No. No. Che culo. Che culo, signori. E vincono l'anello. E vincono l'anello. È successo di tutto. Mi sono cacato in mano in questo momento. Ho pensato ci recuperassero alla fine. Invece no. Invece no. Fan brother. Il pubblico continua a dire go Mavs go, perché veramente ce l'hanno messa tutta e sono stati veramente forti. Però questa è la nostra vittoria. Porzi abbraccia Lopez, che entra dentro la spalla persino. Ragazzi, anello, Miracle Man che piazza la tripla. Ma ci rendiamo conto? Ma che partita è stata? Dopo vi faccio vedere le statistiche. Ma è stata una partita incredibile, devastante per Miracle Man. Ed ecco qui le migliori azioni per davvero un giocatore che ci ha dimostrato tanto, ma che non ha potenzialità al tiro purtroppo, anche se oggi ha piazzato una tripla. Siamo divertiti abbastanza, dai, è stata una grandissima partita, ma ora siamo qui a vincere, a prendere questo trofeo, ragazzi. Eccoci qua. Ehi, quello dell'MVP, eccolo lì, MVP delle Finals, festeggiamenti. Champagne in faccia a tutti, in testa a Brook che ride, contento, perché se lo berrà dai capelli. Ragazzi, felicità assurda. Felicità assurda, 53 punti, 14 rimbalzi, 24 assist. Devastante, devastante, davvero. 2000 VC. Ragazzi, finisce qui la stagione NBA 2021 MVP dell'anno, ragazzi, Miracle Man. Matricola dell'anno, Miracle Man. Sesto uomo, Schroeder. Difensore dell'anno, Kawhi Leonard. Giocatore più migliorato, Jamal Murray. Allenatore dell'anno, vabbè, primo quintetto NBA, Miracle, Doncic, LeBron James, Briannino e Jokic. Poi andiamo a vedere tutti gli altri, ma davvero, primo quintetto difensivo, Miracle, Simmons, Leonard, Davis e Gobert. E andiamo a vedere tutti gli altri, primo quintetto matricole, Miracle, Stitt, Singletary, Park e Marks, che però ovviamente sono in... spero ci sarà l'aggiornamento del nuovo draft, perché sarebbe davvero figo se ci fosse un aggiornamento nell'immediato. Però, ragazzi, MVP delle Finals, Miracle Man, con 4 partite, 41 punti di media, 20 assist di media e 7 rimbalzi di media. Campione NBA, Milwaukee Bucks. Benvenuto nella stagione 2021-2022. Peccato, ragazzi, perché... come si può dire? Allora, rinnova con la tua squadra attuale, perché non mi interessa in questo momento. Raga, è andato via Gianni! No, Oladipo, Lonzo Ball, Carter Williams, Kid Gilchrist. Ma per favore, ma dove è andato Gianni? Scusate, ai Lakers con LeBron James, Derrick Rose. Ma che cacchio mi state dicendo? No, non mi fanno vedere le statistiche dell'ultima partita, che palle. Però vabbè, vabbè, ragazzi, vi dico solo che avevo 8 palle rubate. 2 ne mancavano per fare la quadrupla doppia. Peccato, peccato. Grazie davvero di tutto per essere stati con me anche in questa carriera, ragazzi. Davvero, grazie, grazie, grazie per tutto l'affetto, tutte le iscrizioni. E io vi chiedo ancora, se non siete iscritti, ragazzi, di iscrivervi qui sotto, perché è un grande aiuto per me. Attivate la campanella per non perdervi nessun altro video, l'arrivo della next gen. E ragazzi, grazie davvero tantissimo a tutti, davvero, veramente. Non mi aspettavo di arrivare a quasi 75.000 iscritti così devastantemente. E adesso davvero, ragazzi, manca davvero poco per raggiungere traguardi incredibili. E quindi davvero
Ragazzi, iscrivetevi qui sotto, lasciate un bel like per tutto quello che abbiamo creato insieme con questa prima carriera su NBA 2K, perché ce ne saranno altre. Un abbraccio, un bacione. Bella, e grazie ancora.